La vulvodinia è una patologia dolorosa che colpisce soprattutto donne di giovane età. Un paziente informato è un paziente che aiuta il proprio medico a effettuare una diagnosi più corretta ed è proprio per questo che presso il centro congressi dell'Hotel Royal Continental, il convegno scientifico Vulvodinia e sindromi correlate, unico nel panorama del centro-sud italiano, è stato finalizzato per addestrare i medici a riconoscere una serie di patologie dolorose che interessano le strutture e gli organi pelvici e migliorare il rapporto del paziente con la patologia. Il convegno puntava a realizzare una diagnosi quanto più precisa possibile, ma soprattutto aggiornarsi sulle modalità terapeutiche attualmente disponibili per una varietà di condizioni morbose che costituiscono una difficile sfida per gli specialisti coinvolti. Ma ascoltiamo il dottor Francesco Pesce, coordinatore scientifico del meeting. Sono patologie molto diffuse che se ne pensi perché infatti vengono ritenute malattie rare, ma la verità è che sono, come dicevo prima, raramente diagnosticate. Quindi si pensa che siano veramente rare. Ma non diagnosticandole, sotto la punta dell'iceberg ci sono un notevole numero di pazienti che vagano in cerca di una diagnosi. Quindi sicuramente non sono patologie rare e quindi richiedono la massima attenzione da parte dei medici, da parte delle autorità sanitarie.